La compagnia Orizzonte Teatro è pronta a tornare in scena. Due date per uno spettacolo un po' diverso dagli ultimi che avete portato in scena. Non è un musical, come ormai abbiamo imparato a conoscervi, però è qualcosa di molto interessante. Si chiama Musicae. Perfetto, innanzitutto grazie Giuseppe, ti voglio salutare e ringraziare per essere sempre presente alle nostre prime. Sì, questo spettacolo è uno spettacolo un po' atipico rispetto a tutto ciò che abbiamo fatto negli anni scorsi. È un misto tra un varietà e un musical. È uno spettacolo dove ripercorriamo un po' la storia della musica italiana attraverso gli autori più importanti della musica italiana. Quindi troveremo delle canzoni, che devo dire, di Claudio Baglioni, se non anche di Massimo Ranieri, chi ti posso dire ancora, Fiordaliso, insomma, adesso non entro proprio nel merito preciso di tutti gli artisti. E quindi ci saranno, i cantanti che si esibiranno, il corpo di ballo, e poi ci sarà colui che invece narra tutta la storia. Un modo per tenervi un po' sempre in allenamento, anche perché voi state preparando qualcosa per la prossima primavera. Esatto, allora questo è veramente uno spettacolo che noi abbiamo deciso di fare innanzitutto per non perdere la concentrazione che ti può dare soltanto il palcoscenico. Perché ci stiamo preparando per un altro grandissimo musical, e quello sarà proprio un vero e proprio musical targato Disney. Non svelo qual è il titolo, ma vi posso assicurare che tutti i mezzi e tutte le risorse che abbiamo accumulato, nel senso, ma anche come esperienza in questi anni qui a Vasto con la compagnia Orizzonte Teatro, le stiamo mettendo in campo per questo spettacolo. Due date per questo spettacolo a Vasto e San Salvo, è anche un po' il modo per entrare nel clima natalizio, stare insieme, stare in famiglia, quindi uno spettacolo per tutti, che vi vedrà protagonisti. Sì, questo è uno spettacolo che ripercorre la storia della musica italiana, per cui così come nel periodo natalizio, anche in questo caso, tutti avranno un legame particolare, con determinate canzoni che li riporteranno a determinati ricordi, a momenti precisi della propria vita. E quindi noi speriamo che accorriate numerosi il 25 novembre all'Auditorium della Chiesa San Paolo a Vasto e il 2 dicembre all'Auditorium della Chiesa San Nicola di San Salvo, sperando di allietarvi come abbiamo fatto con i nostri precedenti spettacoli. La compagnia si sta preparando al meglio, ognuno sta mettendo in campo le sue abilità. Sì, ognuno quindi sta in fase di tensione massima, come avviene ogni volta che ci avviciniamo ad uno spettacolo, perché le prove sono tante e si cerca sempre di dare il massimo. Lo so, tu cerchi lei.